Ministro, un piacere averla qua con noi, qua nelle zone del Veneto. Io vorrei fare una domanda essenzialmente molto mirata. L'Italia, infine, gli vengono chieste delle normative molto stringenti per inquinare meno. Ma ricordiamoci che alla fine il nostro paese inquina, potremmo dire, in percentuale veramente bassissima rispetto agli altri paesi del mondo come Cina e America. Cosa possiamo fare ancora, oltre a quello che stiamo già facendo? Credo che dovrebbero essere gli altri paesi a fare un ulteriore sforzo. Allora, noi certamente il nostro paese, come l'Europa, rispetto a quello che è il peso sul mondo, siamo un po' la best practice, siamo i migliori. Assolutamente. Però non deve essere una scusa quella di dire tanto siamo i migliori se datano gli altri. Noi dobbiamo spingere sugli altri perché facciano altrettanto e da parte nostra dobbiamo riuscire a essere il meglio in assoluto. E l'Italia, con la sua genialità, con la sua voglia di fare, con la schiena dritta di chi non aveva le materie prime, la prima cosa che si studia a scuola è dire l'Italia è un paese senza materie prime. Ebbene, l'Italia, che è un paese senza materie prime, è diventata il sesto paese al mondo dal dopoguerra. E quindi significa che ce l'ha fatta col cervello e con la voglia di lavorare. L'Italia col cervello e la voglia di lavorare credo che possa vincere la sfida anche rispetto al contributo al cambiamento climatico. Per noi, noi siamo meno dell'1%. È vero, esatto, molto poco. Però almeno togliere questo meno dell'1% vuol dire un qualcosa fa. Come gesto anche simbolico. Il riciclo e riuso, Ministro, pure curiosità, cosa ne allora, pensa? Perché è molto particolare come decisione. Nella grande partita che riguarda il tema ambientale, quindi riguarda automaticamente le emissioni di CO2, o riguarda il complesso dei rifiuti, riguarda la tutela dei mari e dei fiumi, c'è anche la questione plastica in particolare. E la questione plastica in particolare è attorno al fatto che ci sono delle posizioni più oltranziste in Europa rispetto alla plastica, che dice bisogna riusarla perché altrimenti va in discarica. Noi diciamo stiamo attenti, perché noi siamo il primo paese d'Europa nella differenziata, il primo paese d'Europa nel riciclo e quindi nell'utilizzare come materia prima seconda o trasformare la plastica raccolta, plastica, il vetro naturalmente, e pertanto su questo c'è un dibattito aperto molto e anche acceso. Ministro, ringrazio molto, è stato un piacere e un onore averla qua con noi. A presto.